questa trasferta di Lecce contro la capolista del girone in condominio con il Foggia, due squadre, Casertana e Lecce, con obiettivi diametralmente opposti, diciamolo. Però arrivarci con due vittorie consecutive, al di là di tutti quelli che i discorsi e gli aspetti che si possono fare sulla qualità del gioco o meno, insomma, sicuramente è un fatto positivo, no? Assolutamente, dopo due vittorie, dopo aver totalizzato due squalificati anche. È chiaro che il Lecce, come il Foggia, come anche il Matera, sono squadre da categoria superiore, sia dal punto di vista dell'organizzazione societaria, che reclamano un posto di una categoria certamente superiore, o forse di due categorie superiori, ma anche negli interpreti. Basta vedere i ragazzi che sono in campo in queste prime 3-4 formazioni, sono di livello superiore a tutti gli altri organici del nostro girone, e anche forse degli altri. Però arrivarci dopo due vittorie raggiunte, chi in un modo, chi nell'altra, sicuramente fa morale, può dare principi di serenità, ma è chiaro che il lavoro da fare è tantissimo ancora. Solo 10 giorni fa sono arrivati gli ultimi due innesti di una Casertana che è in continua crescita, il processo è lungo e il processo sarà ancora più lungo proprio perché ci sono tanti giovani che non hanno mai affrontato questa categoria, non sono mai stati professionisti, chi viene dall'interregionale, chi dai settori giovanili, questo è il primo anno e quindi come sarà lunghissimo il loro processo di crescita sarà altrettanto lungo quello della Casertana tutta. E quindi noi non possiamo solo che leccarci le ferite, recuperare le energie dopo la partita di mercoledì con il Taranto e andare a fare questa partita contro la capolista che è meritatamente al primo posto con un bottino di gol invidiabile da chiunque. Ecco, parafrasando un po' la Bibbia, Davide contro Golia, per una Casertana oltretutto senza due giocatori di esperienza e qualità come Potenza e soprattutto Giannone, quale potrebbe essere la fionda? Ma noi dobbiamo essere un gruppo coraceo, con una corazza. Adesso, a prescindere da chi giochi, da chi sostituirà questi ragazzi, io sono fiducioso che l'interpretazione sarà quella giusta, anche perché il calcio è fatto di 11, ci sono le squalifiche, gli infortuni e quindi se non viene allestita una rosa adatta a sopperire a queste mancanze che si creano durante una stagione, partita dopo partita, vuol dire che si è sbagliato a principio. Quindi fiducia nella rosa allestita dalla società, dal direttore. Sappiamo che ci mancano 2-3 pezzi che non sono arrivati dal mercato, ci auguriamo che possano arrivare quanto prima per rafforzare ancora di più questo gruppo, ma io e i ragazzi che sono scesi in campo fino ad oggi, gli 11 poi le sostituzioni più tutti gli altri che prendono parte agli allenamenti e che finora hanno avuto pochissimo spazio se non nelle partite di Coppa col Tutto Cuoio e col Vicenza e nelle varie amichevoli, non posso dire che grazie perché hanno dimostrato un attaccamento alla maglia, uno spirito di sacrificio, una voglia di lotta che va ben oltre la qualità del gioco che si esprime. Io mi ricordo che dopo la partita di Melfi ci dicemmo tutti quanti che bella partita che ha fatto la Casertana, io ero un po' così perché dicevo quando c'è la prestazione non c'è il risultato, l'allenatore non è mai contento. Da quest'altro punto di vista, quando ci sono i risultati e manca un po' la prestazione non siamo contenti, ma sappiamo che dobbiamo crescere, la strada è quella giusta e con i giusti tempi siamo fiduciosi nel convincere anche i più scettici. Questo Lecce come va inquadrato dal punto di vista tecnico ma soprattutto tattico? Ma è una squadra importante che ha nei singoli delle giocate imprevedibili, al di là degli sviluppi che fanno gli 11 con un allenatore preparato che è cresciuto sotto Zeman, che conosce questa categoria, l'anno scorso anche a Matera ha fatto un ottimo campionato, ha ripreso una squadra che all'inizio era partita un po' così e così, ha comunque dei giocatori che possono fare la differenza in ogni momento e che se giocassero in una categoria superiore farebbero altrettanto la differenza, quindi è un organico importantissimo sia negli sviluppi di gruppo, di squadra che nei singoli. Insomma, occhi aperti, grande attenzione e soprattutto grande spirito di sacrificio, no? Assolutamente, quello che fino adesso non è mancato e che non dovrà mai mancare. Da inizio stagione diciamo questo, che questa Casertana deve essere la Casertana dello spirito di sacrificio, della voglia di combattere, della voglia di affermarsi, di guadagnarsi con fame ogni giorno, ogni allenamento dopo allenamento, i traguardi dal più bello al più arduo che sia, dal più semplice al più difficile da raggiungere, quindi l'importante è che ci sia sempre la voglia di crescere, di lottare con fame. C'ho ancora da dire una cosa, sì. Dato che è giusto che vengano chiarite e quando vengo attaccato per questioni di gioco o di interpretazione della gara è giusto anche essere giudicati perché siamo dei personaggi pubblici e
facciamo un lavoro che fortunatamente, grazie allo spirito di sacrificio che ci mettiamo, alla voglia, perché io poi vengo da nulla e se ho avuto l'opportunità dalla società di ricoprire questo ruolo, un pochino me lo sarò anche meritata, al di là della fortuna che ho avuto immensa e che ogni giorno sono sotto un banco di prova. Ci tengo a dire che quando determinati miei atteggiamenti vengono fatti per incitare il pubblico o per felicitare la mia famiglia e molti amici, perché mercoledì in tribuna ci stavano 25 fra accreditati e miei familiari che hanno comprato il biglietto, e esulto, mi dispiace che poi vengano mal interpretate le mie azioni, perché io sono uno che è cresciuto da 3 anni in questa società e sono sempre stato un amico del pubblico e l'ho sempre reso partecipe nelle vittorie, nelle sconfitte, facendolo protagonista di questa Casertana e anche delle passate, ed è sotto gli occhi di tutti quando mi fermano per strada, mi mandano un messaggio che sono disponibile uno verso tutti. Quindi che sia stato detto che abbia fatto che abbia avuto degli atteggiamenti irriverenti verso la tribuna, mi dispiace, non è così. Mi dispiace anche per chi lo scrive e chi lo dice, vuol dire che non mi conosce, magari mi può telefonare, può approfondire la conoscenza della mia persona sapendo che non sono il tipo che ha questi atteggiamenti, ma anzi sono sempre pronto a dare una parola per il pubblico, a ringraziarlo. Lo ringrazio ancora una volta, se non fosse stato chiaro il messaggio, per tutte le partite fino a quella di mercoledì. Ci auguriamo che anche con Lecce ci possa essere un seguito, che si possa far sentire ai nostri ragazzi, perché sono il cuore pulsante, queste parole me le ricordo bene, che le dico da Serino, della Casertana che è firmata 2016-2017 e che senza di loro, senza il loro sostegno, possiamo fare ben poco. Quindi ringrazio tutti quelli che ci sono e ci sostengono, e voglio chiarire ancora una volta che non c'è stato nessun atteggiamento da parte mia, né verso tifosi né verso nessun altro di irriverenza, ma era solo un'esultanza. Le immagini sono lì, le potete rivedere, quindi massima serenità.